Ciao ragazzi, sono Roberto di GamerNews.it e oggi parliamo, giochiamo, facciamo un piccolo gameplay di Gears of War 4. Gears of War 4, vabbè, è una delle esclusive più importanti di Xbox One. Esclusiva di Xbox One, anche PC, quindi esclusiva console Xbox One. Sapete che da un po' di tempo Microsoft ha deciso di rendere, di togliere le esclusive da Xbox One e rendere in sostanza l'ambiente Windows Live. Quindi tutto quello che uscirà su Xbox One uscirà anche per PC, per quanto riguarda quelle che erano le vecchie esclusive. Vabbè, io sono emozionato, nel senso, ho appena inserito il disco nel tray, quindi tutto nuovo anche per me. Ho visto i trailer, ho letto recensioni, eccetera. Noi siamo arrivati tardivissimi su questo titolo. Niente, voglio giocare con voi questi primi 10 minuti, commentarlo un po' a caldo e vedere. Ecco, solo questo. Bene, premia. Ok, seleziono il profilo. E adesso attendiamo con ansia. Aggiornamento titolo, ok. Ovviamente è appena stato rilasciato in questi giorni, aggiornamento molto importante. Va bene, premio giornaliero ottenuto, non ho fatto niente, ci hanno regalato un premio giornaliero, va benissimo così. E direi a questo punto di iniziare con... Allora, questa è la versione, la Ultimate, che contiene tutte le espansioni che usciranno. E niente, iniziamo. Una campagna individuale, nuovo, a difficoltà normale. Primo slot di salvataggio e niente. Vediamo questo nuovo capitolo. Ovviamente non è più in mano a Epic, ma in mano a The Coalition, interno Microsoft, e vediamo cosa ci propone questa nuova trilogia. Ecco l'introduzione. Rievocazione. Ministro Jin ha commemorato il 25esimo anniversario della fine della guerra delle locuste. Quest'oggi siamo ispirati dalla presenza di due generazioni di uomini e di donne che hanno affrontato ogni pericolo e hanno combattuto le battaglie che ci hanno resi ciò che siamo. Inclusa la battaglia che ha deciso le sorti delle guerre Pendulum. Aspo Fields. Oh, torniamo indietro, quindi. Santiago! Ti risparmio il discorso motivazionale, soldato. Sai cosa fare. Sì, signore. Domma! Insomma, l'art direction, la grafica è sempre Gears of War. Mi sa che il signore è tornato. Guerre Pendulum, 2 anni prima delle idee. Abbattiamo le torri, interrompiamo le comunicazioni e prendiamo il laboratorio. Vogliamo il martello dell'alba e quindi ce lo prenderemo. Ok, va bene, muoviamoci. Wow. Graficamente Muoviamoci, Gears! Abbiamo una è possibilità per veramente estrarre quei piani. Una volta abbattute le torri, l'intera base sarà tagliata fuori. impressionante. Ok, LB visualizziamo gli obiettivi, l'obiettivo là. Ci sono degli indi! Lassù, fateli fuori! Al Eh beh, il riparo! sistema di copertura è rimasto lo stesso del classico vecchio Gears of War. Chissà se anche il sistema di ricarica, immagino che anche qui ci sarà la ricarica rapida. Ok, perfetto, ho sbagliato a ricaricare. Ok, ricarica perfetta. Eccolo lì. Vabbè, insomma, è tornato il re indiscusso dei TPS. Ah, hanno creato un genere, l'hanno inventato loro. Devo dire che il look and feel, le sensazioni a palla alla mano sono le Non stesse. fermatevi, la torre è laggiù! Io ho finito le munizioni. Dai. Recuperiamo. Forza, il maggiore ci aspetta! Ah,
tanto. Nazione, sono trincerati! Aggirateli! Ok, quindi ci hanno consigliato di aggirarli, è quello che faremo. Oh, fantastico. Buona ma non perfetta. Ok, dai. Andiamo, la torre è poco più avanti. Vabbè, ragazzi, che dire, è visivamente impressionante. Non sembra che siano state lasciate nulla al caso, eh. The Coalition ha fatto un lavorone. Appena in tempo. Da quello che possiamo vedere da questa intro, è solo un'introduzione. Mazzino, verde uno, siamo vicini. Adesso vediamo di capire quanto durerà e poi vedremo in base a quello fare il video. Non volevo fare un video lunghissimo. 10 minuti. Un quarto d'ora, non credo di voler fare di più. Carica pronta! Mazzino, la miccia è accesa! Vorrei lasciare un po' più tempo alla recensione, insomma, anche all'analisi del titolo. La torre se n'è andata. È saltata anche questa. Questa base adesso è cieca, sorda e muta. Quindi i nostri nomi in codice se ne vanno a fanculo, Santiago. Vi aspetto al laboratorio. Ok. Sì, signore. Quindi abbiamo fatto quello che dovevamo. Laboratorio dopo il cancello di sicurezza, forza! Nidi di mitragliatrici, ci dividiamo. Voi due a sinistra. Ok, loro due a sinistra e invece noi. Immagino ci andiamo qua. Vediamo un po' cosa c'è qui intorno. Se c'è qualcosa, qualche segreto. No. Motore di gioco sempre fighissimo. Ok, dai, andiamo. E quindi? Allora, dai. Ti hanno visti, al riparo! Ok. Direi che per essere il tutorial ce n'è. Vediamo un po' se riusciamo a prendere. No, la mia non va una speranza. Ah dai, un effetto di day questo. Il maggiore conta su di noi, sali lassù! Sali lassù. Adesso saliremo lassù. Un po' se riusciamo da qua. No, rimane coperto. Ok, eccoci qua. Granata laggiù, ora! Ok, andiamo di granata. Lanciato una granata laggiù! Ok, perfetto. Bene, adesso entrate da quella porta e non badate al casino. Anche lo stesso suono dell'obiettivo sbloccato, dell'obiettivo nel senso obiettivo della missione. Direi che la granata ha fatto il suo dovere. Bellissimo l'effetto dell'ombra. Ecco, anche fermarsi un attimino a guardare tutto è veramente impressionante. Bene, continuiamo, dai ragazzi, voglio finire questo prologo con voi e poi allora, vediamo un po' cosa c'è da questa parte. Qua hanno fatto la stessa cosa che abbiamo fatto noi. C'è un documento. Abbiamo trovato un collezionabile. Vediamo come funziona il meccanismo di collezionabile stavolta. Tengo premuto. Perfetto. Rapporto alla sicurezza. Tutto lo staff. Vulnerabilità di Asho Point. E qua c'è il rapporto operativo. La ricerca condotta evidenza vulnerabilità multiple nella sicurezza della base. Bisogna proteggere il progetto dell'ALBA. Il programma porterà una totale superiorità tecnologica delle forze COC. Raccomandazioni, forzare tutti i possibili punti di accesso, insomma, squadra. Questo era un documento che era stato dato e che era stato dato a probabilmente chi doveva proteggere la base. Va bene. Voi due avete i codici, disattivate quel cancello. Andiamo con i codici.
Il nostro sembra un COG normalissimo, a differenza del, del nostro capo, che vabbè, Dominic Santiago è un po' un mito per tutti i giocatori di Gears of War. Ok, sapete cosa fare? Eliminate le guardie, entrate nel laboratorio e prendete i piani, poi ci dileguiamo. E cosa fa questo martello dell'alba? Vince la guerra. E se siamo bravi, ogni sistema sarà spazzato via e gli scienziati indi riceveranno un'offerta da non rifiutare. Qua. Ok, siamo dentro, andiamo! Ganesher. Il laboratorio è là, eliminateli! Le granate anche. Non l'ho preso. Va bene. Eccoci qua. Ok, fuoco. Fuoco su di loro! E un po' attento sulla testa. In effetti sto usando la stessa cosa che sto usando io, la stessa arma. Ho preso uno. Ok, fuori. Spingeteli. Ok, fuori due. Va bene, siamo dentro. È ora di ricongiungerci al maggiore. Andiamo. Va bene, abbiamo fatto la ricarica attiva stavolta. Insomma, è sempre Gears of War, ragazzi. È decisamente Gears. Proprio in ogni pollice di mappa. Vediamo un po' se qua... No. Ok. Sembra di essere tornati indietro 10 anni. Ed è un bene. Ed è effettivamente un grosso bene. Perché io credo che alcuni tipi di giochi, alcune meccaniche, eccetera, siano così che le vogliamo. Allora, e Gears of War non ha bisogno di cambiare, secondo me. Gears of War ha bisogno di essere Gears of War, e questo è Gears of War, a tutti gli effetti. Mi fa piacere vederti vivo, soldato. Ok, anche a noi ci fa piacere che tu sia vivo. E là, questo qua, se va tutto bene, l'abbiamo preso in faccia, ma è ancora vivo. Ok, abbiamo quasi tutte le munizioni, compenso. Quindi mi sa che potremo andare di pompa a dismisura. Ok. Dai, prepariamoci per una pompa e via. Ustraga, a terra. Fottuto. Ricarica dell'ultimo checkpoint. Ragazzi, è tosto, è veramente tosto. Non come, tanto come difficoltà, che vabbè, ovviamente... Sono morto come una cucuzza, come mi capita di fare spesso nel mio gameplay, tra le altre cose. E... Ok, dai, è caricato. Il compagno non è potuto salvarmi perché effettivamente ero proprio saltato per aria. Fuoco su di loro! Ok. Andato. Ah, ho sbagliato la ricarica. Ecco, la ricarica attiva è un elemento fondamentale di Gears of War. Respingeteli! Ok, e vai. E via. Speriamo essere. Bene, siamo dentro. È ora di ricongiungerci al maggiore. Andiamo! Ok, dai. Ok, qua siamo col maggiore. Mi fa piacere vederti vivo, soldato. Ok, anche a me. Perfetto, quel bastardo. Sì, signore. Ci sta colpendo da lì. Andiamo un po'. Oh. Indy, arrivano dal laboratorio. Ok. Granata l'abbiamo recuperata. Sotto copertura. Questa ce l'ho sparata qua la granata. Ah, ce la siamo vista brutta. Noi, io e Gears of War ne sono giocati tutti, l'1, il 2, il 3, il Judgment, e mi sono piaciuti tutti. Questo mi sembra di aver lasciato praticamente il pad con Gears of War 3, averlo ripreso qui. Ok, io qui ho quasi finito le mie munizioni. Una soluzione potrebbe essere quella di raccattare granate e cercare di farli fuori granate, ma non mi sembra un'idea mitica. Vediamo un po' se lo siamo
Puzzaglielo, eh? Ciao! A me sembra morto! È andato. Anche a me sembra morto. Ok, dai. Munizioni prese, recuperato una granata. Adesso recupero il mio fucile giusto. Ok. Preso! Anche a me sembra morto. Laboratorio sicuro. Lo vedo, soldato. Ora prendiamo quei piani. Allora, dai. Recupero munizioni. Andiamo con i codici. Il compito è recuperare i piani, quindi. Bene. Guardate che non volevo fare un video lunghissimo, siamo già oltre 10 minuti, ma voglio finire questa intro con voi. Apri la porta, per favore. Gears, ascoltate. Ah, sono tornati. Se non siamo fuori in 10 minuti, dovete abbandonare la missione. Ecco, vedere. Ok, Santiago, incontriamo i nostri nuovi amici. Vedere Dominic così giovane, dopo averlo giocato praticamente in tutte le sue età, nell'ultimo episodio, nel 3, era decisamente vecchiuzzo. Ok, andiamo di torretta. Wow, beh ragazzi, se non è esaltante questo, cioè veramente io non ho parole. Torrette funzionano esattamente come funzionavano una volta, è tutto più distruttibile rispetto a qualche anno fa. Vabbè, d'altra parte, insomma, un po' le caratteristiche di Xbox One andranno pure utilizzate. Vi hanno detto che questa non è una generazione proprio dove le console sono un po' le console figlie della crisi, dicono in tanti, ed è in parte è vero. Abbiamo i piani del martello, torniamo in superficie. Mi aspettavo esattamente questo, il Ghost of War, però non è assolutamente deludente. Vediamo se è il nostro compagno. Ok, perfetto. Ci hanno rianimati. Quindi. Ok. Qua giochiamo un po' a tiro a segno. Bisogna sempre calibrare un po' il retto di fuoco con il fatto che queste care torrette hanno il brutto video di scaldarsi. Escono i nostri amici con i piani del Mastro dell'Alba. Andate alla spiaggia per estrazione con Mark. Lo sentite? Portai! Controllo! Portai in arrivo! Posso suggerire di correre, maggiore? Alla spiaggia! Via! Via! Perfetto. Bisogna scappare, ragazzi. Bisogna correre di corsa. Ma fermatevi! Ah, è un mortaio. Stanno letteralmente smaciullando, o vogliono smaciullarci. Oh, fermandoci c'è andata di culo. E vai, ce l'abbiamo fatta. Ed è così che i nostri eroi fuggirono. Una nuova guerra. Controllo! Attenzione! Deviate il convoglio del colonnello! Mi dispiace, caporale, ci siamo quasi. Negativo, negativo, controllo! La dimora dei sovrani è una zona rossa! Caporale Kim, tutta la città è una zona rossa! Ricevuto, controllo. Andiamo, Gears. Al convoglio del colonnello Hoffman serve protezione. Anche il caporale Kim. Caporale, stiamo arrivando! E questo è Gears of War. Ci siamo quasi, controllo! Questo è praticamente quello che è successo a pochissimo tempo dall'immersione delle locuste. Forza, ci siamo! Beh, senso non devi sentire queste voci. Levati di mezzo!
Il prossimo! Avanti! Aiutate il colonnello! Ragazzi, ecco. Wow! Che cazzo è quello? Aprite il fuoco! Ragazzi, adrenalina 1000. Non gli fa niente! Le nostre armi non funzionano con quel coso! No. Serve qualcosa di più grande! Caporale! Ci sono! C'è un martello dell'alba! Ci sono! Soldato, prendi quel martello! Dobbiamo andare a recuperare il martello dell'alba. Qui dentro. Ok, abbiamo recuperato il martello dell'alba. Ed ora. Ok. Mettiamoci in sicurezza. Adesso lo puntiamo. E col martello dell'alba lo castighiamo come merita. E via. E vabbè. Mi sembra quanto mai lecito. Dammi giù un altro colpo, dai. No! Forza King. Oh, perfetto. Effettivamente, se uso il martello dell'alba, dovrà un pulco primo il mio compagno. Vabbè. Attenzione. Armi anche qua. Non è il migliore. Meglio riprenderci il nostro pompo. Porca, un altro. Vabbè, torniamo col martello dell'alba. Magari dopo aver fatto fuori questi schifosi. Oh, ragazzi, sangue a fiumi. Questo è buzzurroso. Salviamo Kim. Ok. Dov'è il nostro martello dell'alba? L'abbiamo lasciato qua. Ok. Vai. Perfetto. Ragazzi, è Gears of War, l'avrò ripetuto 150.000 volte, ma è Gears of War. A tutti gli effetti. Che accidenti sono quei cosi? Come ti chiami, caporale? Kim, signore. A me, al tenente Stroud, serve una scorta. Complimenti, sei stato scelto. Colonnello, dobbiamo entrare. Adesso. Ho il codice della porta, colonnello. È buon per te, ragazzo. Bene, ragazzi. Io a questo punto chiuderei il video qui. E siamo andati oltre 20 minuti, oltre più di quello che pensavo di fare. Avete sentito il ragazzi, niente, se vi è piaciuto il video mettete un mi piace, un like, seguite il canale, insomma guardate Gamer News, fatevi un'idea, leggete la recensione che trovate linkata qua sotto, giocate un sacco e buona giornata e alla prossima, ciao!